questa preghiera, la Vergine della Consolazione, che ha scritto per Giuseppe Silocco, conosciamo, quindi innamorata della Madonna per tanti anni di avere. La leggeremo però, un momento di silenzio per presentare a Maria tutte le nostre intenzioni. Preghiamo insieme. O Vergine della Consolazione, oggi ti prego di fare la carezza di Gerante a tutte le persone che portano nel cuore il valore della tristezza e della solitudine, e a tutte le persone che faticano a tenere con sulle spalle la loro croce il passo delle orme del tuo figlio Gesù. Abbiamo urgente bisogno del tuo conforto, o mamma nostra consolatrice. Quando siamo stanchi e non ci sentiamo crollare, consolaci con la forza rigenerante del tuo amore. Quando siamo fragili o afflitti, consolaci con la gioia del tuo sorriso. Quando la tristezza o lo scoraggiamento sembrano uccidere ogni speranza, consolaci con la benedizione del bambino Gesù. Quando la lacrima illumina il nostro volto e un senso di smarrimento ci pervade, consolaci con la tenerezza della tua fragilità. Quando ci sentiamo soli e incompresi, consolaci con il calore della tua presenza. Quando guardiamo le spalle al tuo viso e intraprendiamo strade sbagliate, afferraci per mano e pace nel nostro cuore, riempiendolo di consolazione. Quando guardiamo dalle nostre spalle alla croce, che ci apre cieli nuovi e terra nuova, facci capire che tu sei stata crocifissa col tuo figlio sul monte Calvario, perché l'alba della risurrezione iniziasse a inondare la nostra vita, formando i nostri passi di liberazione e di pace, e facendo risplendere nei nostri occhi il tuo infinito amore. Quando siamo stanchi e oppressi, o Madre della Consolazione, facci riposare fra le tue braccia accanto al bambino Gesù, per sentire il suo immenso amore sorgente e pulire di ogni consolazione. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Quindi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.